questa sera il debutto di Aida del Sicilia Classica Festival, una scommessa per voi? Sì, una grande scommessa, e tra l'altro Aida è un'opera complessa dal punto di vista anche dell'allestimento, dal punto di vista musicale. Noi abbiamo cercato di elaborare dal punto di vista registico una Aida che potesse coniugare il trionfalismo, la maestosità dell'opera con l'intimità, anche l'intimismo dell'opera stessa. Abbiamo anche cercato di coniugare la classicità, quindi la tradizione, con l'innovazione. Ovviamente tutto questo nel rispetto della musica di Verdi, nel rispetto del libretto. Questo perché? Perché l'opera di Verdi dopo 150 anni continua ancora ad emozionarci, continua ad emozionare il pubblico, e l'abbiamo visto soprattutto in questo festival che abbiamo debuttato con la Traviata qualche giorno fa proprio qui a Taormina, grazie al Sicilia Classica Festival e alla direzione artistica di Nuccio Anselmo. Silvia Pasini è Amneris in Aida del Sicilia Classica Festival, un ruolo che già hai debuttato proprio qui a Taormina 3 anni fa. Ci racconti un po' questo personaggio? Sì, io ho debuttato proprio qui 3 anni fa questo ruolo, che appunto è per il mezzosoprano, per mezzosoprano verdiano, è sicuramente uno dei ruoli di grande maturità. È il ruolo proprio dell'antagonista, che proprio con Verdi e con questo tipo di repertorio si definisce proprio drammaturgicamente. È un personaggio a dir poco affascinante, sicuramente, in quanto, ecco, Verdi riesce a declinare, ad unire la regalità, diciamo, della figlia del faraone, che quindi insomma di un personaggio comunque austero, aulico, ma mettendone in luce tuttavia gli aspetti di grande umanità, ovvero questo amore per Radames, e quindi la sofferenza, lo struggimento di rendersi conto sin dall'inizio fondamentalmente che il cuore di Radames, diciamo, vola verso altri lidi, e quindi ecco, è molto prezioso, molto bello a mio avviso, proprio il modo in cui questo riesce, la musica, diciamo, la partitura riesce a far emergere questi sentimenti. Doppio ruolo per Francesco Cifri questa sera, che da una parte appunto è presidente del Sicilia Classica Festival, che questa sera porta in scena l'Aida per la prima volta, e dall'altro anche debutterà non per la prima volta nel ruolo del messaggero, sempre nella stessa opera. Sì, è per me un vanto essere comunque sia un cantante che un presidente comunque del mio festival. Fu la mia primissima opera, il mio primissimo debutto, grazie al quale mi sono innamorato dell'opera lirica, ed era un sogno del cassetto sia mio che del direttore artistico Nuccio Anselmo di mettere in scena quello che è un allestimento classico e non innovativo dell'opera lirica Aida. Ha lavorato a questo personaggio? Quali indicazioni le hanno dato sia la direttrice d'orchestra che il regista teatrale Salvo Dolce? Allora, abbiamo curato molto le parti musicali, soprattutto del terzo atto, perché è la parte più complicata dell'opera. E mentre per quanto riguarda poi la direttrice, vuole che sia molto dolce in alcuni tratti musicali della partitura. Mentre a livello registico, Salvo, come sempre, è sempre un grande regista, vuole un Radames amoroso, ma nello stesso tempo pure dinamico, forte, coraggioso, ecco, tra l'amore e la forza e l'essere dinamico. Verdi non è stato molto carino con i tenori, perché Verdi ha scritto bene per i baritoni, non tanto per i tenori, però è una tessitura, una partitura che mi sta bene. Natascia Catai e Aida in Aida del Sicilia Classica Festival, questa sera al Teatro Antico di Taormina. Come ci si sente a interpretare un personaggio a cui sei molto affezionata e che hai già debuttato addirittura negli anni accademici? Effettivamente la prima volta che cantai questo ruolo, che sta molto vicino al mio cuore, ero ancora fanciulla,
praticamente ero al quarto anno in accademia, io vengo dall'Ungheria, quindi i miei studi ho fatto là, e mi hanno dato questo ruolo all'epoca, insomma forse era un pochettino presto, però mi sono innamorata sia del personaggio sia di tutta l'opera di Verdi, che è meravigliosa, si sa, insomma, e poi da allora ho cantato in diversi teatri ed eccomi qua stasera a interpretare questo bellissimo ruolo. Taormina, canto la prima volta un'opera e sono molto emozionata, molto felice, poi sono con un cast meraviglioso e quindi sono non solo con i miei colleghi ma anche con i miei amici. Sì, mi sento molto affezionata a quest'opera perché Verdi attraverso le sue pagine musicali racconta con totale sincerità quello che è l'amore in tutte le sue sfaccettature, in maniera particolare l'amore sofferente e doloroso di queste due protagoniste che sono Amneris e Aida, che raccontano appunto l'amore che è dolore, rabbia, gelosia. Verdi, a mio avviso, in maniera esemplare ha orchestrato un'opera che racconta i sentimenti umani più profondi e attraverso l'orchestra e a queste grandi masse corali riesce, a mio avviso, a togliere letteralmente il fiato al pubblico.